Comincio chiedendovi scusa, scusate ragazzi, so che oggi ci sarebbe dovuto essere il box opening, vi ho promesso ogni venerdì il box opening e non c'è il box opening, ci sarà domani, tranquilli, attivate la campanella e iscrivetevi per ricevere le notifiche. Misso la programmazione per fare un contenuto davvero incredibile. Mommy, salve, come stai? Intanto donazione. Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati perché questo è un momento veramente altissimo, Mommy. Comunque trovate i link al canale di Mommy, ma lo conoscete già, in descrizione c'è anche Lenane. Hi Lenane. Sta in vocale con noi. Io. Fantastico. Ma non sono due player a caso. Mommy, lo conoscete? Lenane è il primo al mondo. 53.000 coppe. Non so dove arriverà a pushare, però vi faccio vedere i profili. Ma tanto li potete vedere cliccando la classifica. Mostruosi player di un'altra categoria. Io sono veramente una nocciolina al loro confronto. Io vi chiedo 50.000 like per un contenuto del genere. Non è possibile. Sto scherzando. Iscrivetevi, campanella. Codice Grax nello shop se volete supportarmi. Andremo a fare delle partite. E magari durante la partita oppure durante le attese, se Mommy ci racconterà un po' com'è andato questo push. Anzi, te lo chiedo subito, ma continuerai a pushare? Forse è la domanda più interessante. Sì, voglio instaurare un bel record in Italia che verrà superato solo quando usciranno un bel po' di brawler, quindi sì, continuerò. Mamma mia. Altra domanda, secondo te in questo momento, con tutti questi brawler, con la durata da 28 giorni, è possibile farli tutti 1250? Perché la vera fine del gioco è arrivare con tutti quanti i brawler a 1250 contemporaneamente. Dico che al momento no, non è fattibile, perché basta guardare Lenane, lui è veramente ancora peggio di me a push, e se lui adesso ce li ha tutti a 1200, neanche tutti, cioè ne mancano alcuni, significa che è impossibile. Considera che è impossibile adesso, figurati con l'aggiunta di altri brawler, perché credo col prossimo pass ne uscirà un altro, diventerà ancora irraggiungibile, sempre più irraggiungibile. Vabbè, facciamo un match, vediamo quello che succede a 1200, prenderemo gli schiaffi. Un player che arriva a 50.000, che ci fa con una mega cassa? Anche quello è molto demotivante, secondo me. Molto. E io ho paura che aggiungano rank in futuro. Cioè tu dici, ho una paura tremenda. Rank 40? Lì impazzisco. Però a quel punto devono sicuramente ricambiare i reset, perché sennò è infattibile. Oppure alzare tipo la soglia minima a 7.50, una cosa del genere. Perché un player che inizia da zero non arriverà mai. Tipo Clash of Clans, comincia il TH1, vedi il TH14, ok, tra 5 anni forse ci arriverò. Comunque matchmaking a queste coppe sono così. Il brawler più difficile che hai fatto? Quello che proprio veramente ti ha fatto tiltare, questo non ce la faccio, non l'ho fatto, non lo farò. Al 35 dici? Al 35 in generale, durante questa scalata, che poi di durante questa scalata, sì. Guarda, durante questa scalata proprio tutto facile, non ho avuto difficoltà, sì. Giocando sempre con un player come Lenane, nessun problema. Ok. A rank 35 invece è il primo, perché fu il mio ultimo, e ricevetti così tanti snipe in negativo che, guarda, non hai idea, non mi volevano far terminare l'ultimo. Un applauso alla community, sempre top, ci facciamo sempre riconoscere. Da quando hai iniziato questa scalata? Perché io so già qualcosa, non faccio spoiler, è veramente indecente. Numeroni. 17 giorni fa io avevo 38.000 coppe. Oh my god. Quindi, e adesso sì, stai 50.000. Incredibile, boys, non ha alcun senso. Li ha pushati tutti e ripeto, continuare a pushare. Il bello è che noi abbiamo l'esclusiva di questo video top mentre gira la stellina, meraviglioso. Comunque Mommy lo potete seguire su Twitch, lo trovate su YouTube. Anche Lenon credo che andrà un canale YouTube. Esatto, a creare un canale YouTube. Nice, se mi darà il link poi lo metterò in descrizione. Il discorso Lega delle Stelle ti ha aiutato a pushare? Magari molti player si sono un po' tolti dalla ladder e sono andati sulla Lega delle Stelle. Io all'inizio ho pensato che con l'aggiunta di quella modalità tutti i player più forti non avrebbero giocato ladder e quindi sarebbe stato più semplice. Okay. È stato così, però tutti giocano quella modalità e quindi trovare gente con cui pushare ladder è stato difficilissimo. Ok, quindi è diventato talmente tanto negativo che non avevi più player per pushare. È diventato alla fine negativo, esatto, perché non avevo player con cui pushare. Ho capito, e qui la domanda, diciamo, scatta subito. Pusherai anche la Lega delle Stelle? Assolutamente sì. Io voglio arrivare un giorno e dire, ho terminato il gioco. Perché se termino anche Master, sia in solo che in team, ho terminato il gioco. Allora, diciamo, già come achievement essere stato il primo in Italia a ittare le 50k è tanta roba. Magari chiudere bene Lega delle Stelle sarà ancora più top. Vedremo se metteranno altri rank per allungare, ma secondo me non è al momento necessario, perché sono pochi quelli che hanno ittato le 50.000. Speriamo il più a lungo possibile, aspettiamo un altro po'. Vi faccio un altro spoiler: Mommy credo che si sia presa la scimmia, la cotta delle carte dei Pokémon. Anche oggi sono volato in edicola. Io sto spacchettando come un matto, Mommy. Anche lì magari possiamo fare qualche collaborazione, spacchettamenti streaming, è bellissimo. Ho ordinato altri pacchi dal Federico io, quindi è via, giù, spacchettamenti, è un vizio. Bisogna saper gestire, cioè se ti fai proprio coinvolgere soldi a gogo, anche perché è una passione molto costosa. Stateci ragazzi con la testa. Mamma mia, un botto. Oh, sì. Attenzione, siamo all'interno, sembra anche un buon team. Io vado sulla lane, team solido.
Ok. Vabbè, ragazzi. Cioè, io vi dico, boys, 10 minuti di chiacchierata e 30 secondi di partita. È assurdo, davvero. No Anche way. Per le è stato così. Però, sul finale, diciamo che questo è un video simbolico della community italiana, perché abbiamo veramente forse i player più forti. Poi farò anche un'altra domanda sul discorso competitive e Brawl Stars Championship, sperando che voi possiate qualificarvi per poi ricastarvi. Bellissima partita, grazie mille ragazzi, arriva pure una sub, un bacione al sub. Possiamo anche farne un'altra, però credo che stavolta taglierò. No, mentre andiamo a cercare un'altra partita, e Lenain, in teoria, Lenon, scusa se lo pronuncio male, faremo le 1200 di Jaggi. Quanto è importante, mommy, la ladder, e quanto invece è importante il competitive 3v3 con i tornei, eccetera. Se bisogna collegare le due, possiamo dire che la ladder è una sorta di riscaldamento piccolo, nel senso, calcio a calcio, prima della partita ti fai stretching, allenamento, insomma, ti riscaldi un po'. Ecco, la ladder, quando magari tu sai che in competitivo dovrai utilizzare un brawler, è molto utile, perché vai a utilizzare quel brawler in ladder, ti ci alleni un po', okay, e te lo prepari, insomma. Okay. Possiamo dire che la ladder ha solamente questo scopo. Se te veramente vuoi diventare un po' competitivo, la ladder fa poco e niente. Esatto. Con l'introduzione di Power League invece tanta tanta roba, perché lì inizi già a pensare come play competitivo, sì, i ban, i pick, le lane, magari vai nella lane giusta, mentre il ladder, queste cose qua magari certe volte non ti passano neanche per la testa. Mi ricollego subito, proverete a pushare eventualmente la Brawl Stars Championship? Abbiamo già accumulato 50, anzi credo 61 punti nella classifica, grazie a quella qualifica del primo mese. Sì, assolutamente proveremo, anzi questo è l'anno in cui bisogna mostrare qualcosa, ci sono un sacco di opportunità, 8 team ogni mese e 5 al mondiale, cioè non ci potevano dare di più veramente quelli di Brawl. È spettacolare, perché anche per noi caster ogni mese abbiamo la nostra regione europea, quindi castiamo solamente gli europei. Il bello è che, a differenza dell'anno passato, c'erano solo 3 team, quest'anno ce ne sono 8, c'è più possibilità di qualificarsi alle finali, ci sono più punti in palio, i team, quelli che ne faranno di più, si qualificheranno a fine anno per le finalissime con un premio in palio incredibile. Qua mega GG la Supercell per i big tornei che sta creando, ci dà un sacco di contenuti da fare e sono stracontento che la community italiana si sta cominciando a far vedere. 2 team fatti. Tra l'altro il tuo team, Mommy, è un team non italiano. No, è origine francese. Esatto. È iniziato addirittura una collaborazione immensa con Asus ROG, che è una buonissima marca di computer e informatica. Sì. Ci viene suggerita dalla chat questa domanda: quante ore di media al giorno hai pushato durante questi giorni per arrivare a 50k? Diciamo che all'inizio questo dato non te l'avrei saputo dire, okay, però è tutto... Ah, è iniziata la partita, magari dopo questa me la dici. Va bene, dai, chiudiamo con quella domanda lì perché è veramente spicy. Attenzione, anche questo è buono di team, eh? E mi sa che giocano. Ok, ok, è giocata. Bibice, non mi faccio ammazzare, spero di no. Bravo, Lena. Lena che va dritto per dritto. Io sono morto, easy goal. Vabbè ragazzi, qui è carring no estremo, inclassificabile. Ulti. Ok. Diciamo che mi sento abbastanza inutile. Esatto, magari vai a destra così counteri lo stu. Non ho mai giocato partite così concentrate, non voglio morire. E sono morto. Cioè io non ho neanche visto i gol per farvi capire. Va bene, è andata. Ho fatto un push a 1200. GG Grax, non pervenuto. Il 29 lo faremo in un altro video. E quindi chiudiamo con quella domanda, cioè quante live al giorno, quanto tempo di push, se magari ci sono stati dei drop che ti hanno fatto perdere parecchio tempo, qualche curiosità. Questa risposta non te avrei saputa dare qualche giorno fa, però per fortuna durante il push Lena ha praticamente attivato la webcam e mi ha mostrato le sue statistiche dell'iPad, quante ore aveva speso durante la settimana. Ho detto le guardo anch'io, provo a guardare anch'io. Considera che il giorno della scorsa settimana dove ho giocato di più sono state 18 ore giovedì, 18 ore su 24 su Brawl, con un totale di 83 ore a settimana, una media del genere, insomma. Oh my god. Assurdo, cioè assurdo. Io lavoro a tempo pieno da chimico 40 ore a settimana, il doppio. Per farvi capire, un lavoro a tempo pieno proprio stipendiato sono 40 ore di media a settimana, più del doppio. La roba che secondo me devi considerare però è che di quelle 83 ore un sacco di ore sono matchmaking. Ah, quello è vero, quello è vero, vero, vero. Poi diciamo le partite effettive è poca roba, però comunque stare in live, parlare non è semplice, cioè anche questo è un lavoro a tutti gli effetti. Esatto. Ultima curiosità, c'è stato un drop? Considera che per noi i drop non devono esistere. Lenin è uno di quelli, adesso tranquillo,
per il tuo video non lo farà. Però Nenà è uno di quelli che perdi una partita, tilta da morire, ma da morire. Cioè lui, una lose significa perdita di tempo, significa basta, mi incavolo. E è giusto che sia così. È giusto che sia così, perché comunque una lose significa 30-20 minuti persi, sì, che devi recuperare rifacendoti altre win, ed è sì, molto brutto. Ma tutti però, i grandi sportivi, nostro... tutti i grandi giocatori, diciamo, si focalizzano molto sull'errore e cercano di non commetterlo poi in futuro. Infatti Lena mi piace un sacco come per questo carattere, perché era proprio come me. Anche una volta mi incavolavo molto velocemente per una lose, non la sopportavo, che a me piace vincere e voglio solo vincere, e lui è così. Fantastico ragazzi, questa è la mentalità giusta. Certo, ci vogliono anche i mezzi per poterlo fare, perché non è per tutti una cosa del genere. Io ringrazio Mommy, ringrazio Lenain per il video pazzesco, il contenuto, spero vi sia piaciuto. Abbiamo fatto due partitelle, una giocata, una sneperata, però non ci dilunghiamo, altrimenti diventa un video di 30 minuti impossibile da editare, poi è pesante. Magari per altri video, like, iscrizione, campanella, trovate i loro canali qui sotto in descrizione. Li ringrazio per questo meraviglioso contenuto. Codice Grax e un saluto. Ciao! Ciao! Mommy. Ciao.